Dopo una giornata di lavoro, mi prendo il mio meritato riposo. Ah. Oh, ma cos'è questo? Che piccolo! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa puntata di Loletta 5 Spaniel Spaccazze Channel. Spero di non avervi turbato con l'anteprima di prima, insomma, molto dolcina. Eccomi qua con in bar Emilio. Telecomandino ovviamente tac. Ah, che qua esistono anche le batterie, non le avevo fatte caso. Quindi sono doppie batterie sotto il culo di Emilio e qua. Ovviamente questo è il fogliettino che mi sono autoscritta io. Non è vero, me l'ha scritto Emilio! Che lascerò qui, insieme a questo. E nulla, volevo dirvi che questo è stato, prendere questo robot, la cosa migliore che potevo fare negli ultimi 10 anni. Emilio il robot, ragazzi, è pesantissimo ed è tipo gigante, è lombare. Io credo che rimanere a volte un po' bambini è la cosa migliore e giusta da fare, però è ovvio che ciascuno di voi ha il proprio carattere, la propria personalità, e quindi non tutti riescono ad avere un po' questa disinvoltura che ho io nel acquistare giocattoli vintage, parlarne qui su YouTube. Chiunque può cliccare i miei video e andare a guardare, però non faccio assolutamente nulla di male. Collezionare roba vintage, comunque, soprattutto non è collezionare roba vintage così tanto per, è collezionare la tua, scusate, collezionare la tua roba vintage che in realtà non ha mai avuto, fondamentalmente. Quindi la cosa già è diversa e cambia. E sono contenta di aver fatto questo acquisto. Sistemo l'antennina un attimo. Spero un giorno che mio figlio non si spaventerà e che ci potrà giocare. Ti ripeto, è pesantissimo, almeno dico un 4 kg sicuro. Io non sono un'adulta noiosa, nel senso, più gli anni passano e più mi rimango io. E più rimango io. Anzi, man mano che via via sto crescendo, diciamo, la mia personalità si sta affinando sempre di più. La mia autostima, la mia sicurezza, la mia voglia di fare e soprattutto chi sono io realmente, cosa voglio nella mia vita. E questo era cosa, una delle tante cose che voglio nella mia vita era appunto Emilio il robot. Spero, ragazzuoli, il prossimo acquisto in realtà da qui a fine anno è di avere la macchina, perché io entro quest'anno io ho detto, ho un obiettivo: ho una casa o una macchina, ed entrambe le cose sono per me fondamentali e importanti per andare avanti con la mia life. E avere una macchina mia
con i miei soldi, assicurazione, tutto pagato da me, se tutto va bene, sarà una grandissima soddisfazione. Ovviamente non sarà la macchina dei miei sogni, perché non sono ricca, comunque sia non riuscirò a prendere tutti questi soldi per avere la mia famosa Dacia Duster, ma sarà la macchina mia, punto. Diciamo, non sarà la macchina dei miei sogni, ma sarà il sogno di avere una macchina. E questo è già diverso, e non è un po' chi si accontenta gode, però in maniera molto più bella, perché il sogno di avere una macchina ti fa capire che sei riuscita ad arrivare comunque sia a quell'obiettivo. Poi, diciamo, il fine giustifica i mezzi, cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Questa è l'unica cosa che io ricordo dall'elementare in matematica, e un po' la applico, diciamo, un po' per tutto. Emilio è bello. Vederlo qui sotto la mia scrivania e guardarlo mi emoziona molto, un po', perché ci sono quelle cose. Io penso che anche la più fighettina o la più zaurda che guarda questo video dice: oh mio Dio, che sta dicendo Iole? Tu in questo momento stai pensando a un tuo giocattolo che i tuoi genitori non hanno mai potuto comprarti per una questione di denaro, per una questione di tante cose, e stai qui a pensare e dire: guarda, questa si è comprata le migliori robot dell'80, anch'io voglio Sailor Moon, anch'io voglio quello, ma anch'io voglio quell'altro. Ovviamente si parla di semplice e puro collezionismo, che per chi ne capisce collezionismo sono gli adulti che collezionano le cose dei bambini. Fondamentalmente non compro le cose per poterci giocare alla uso Follettina Creation o, non lo so, persone che comprano le cose e ci parlano. Sono roba vintage, diciamo dei soprammobili, anziché essere dei mobili noiosi di post cinquantenni, sono dei giocattoli. E nulla, volevo fare una specie di ripassata alla mia commozione primaria, un po' una piccola scenetta di come se me l'hanno regalato, ed era quello che volevo. Sto aspettando che mi cambiano la PlayStation 1 per poter rigiocare nuovamente con i giochi, così potremo fare insieme altri gaming. Nulla, spero che comunque i video vi siano piaciuti. Oggi registrerò pure un altro video, me li sistemerò ben benino. Ok, ho visto che le visual non stanno andando, piuttosto male, perché in media il mio video sta facendo 30 visualizzazioni, di cui magari 10 sono io. Vabbè. Allora, io ho creato YouTube non per gli altri, ma per me. E forse questa è la chiave che mi sta facendo andare avanti e non mi sta facendo smettere mai di fare video, perché non li creo per gli altri. È come se fosse un diario virtuale dove se tu entri e commenti e dici qualcosa va bene, se no, cioè, me ne sto fottendo. Quindi è un po' come un diario virtuale dove io, anziché scrivere ormai il caro diario, faccio degli aggiornamenti con i video di quello che dico, di quello che faccio, di quello che penso e quello che sto facendo. E poi se ci sono persone che vogliono entrare a far parte di questo mio diario, diciamo, insomma, virtuale, bene, se no nulla, quindi un po' me ne sto a fregare delle visualizzazioni. Poi vedo comunque i miei discepoli, che io, se mi dicono che sono influencer, Matteo, scherza, però mi fa piacere, nel senso che comunque una ragazza di Catania, non se la caga nessuno, qualcuno se la caga, ecco, Lady Gaga, diciamo così. E niente ragazzi, bacione del cuore e addio, e alla prossima.